Ernesto, oggi è una magnifica giornata di sole, siamo al bordo della vostra piscina. Questo è un agriturismo ma anche un bed and breakfast. Ecco, lo vogliamo raccontare? Sì, è agriturismo perché siamo su una struttura, su un'azienda agricola. E bed and breakfast perché facciamo solo servizio di prima colazione e non ristorazione, in quanto è una nostra scelta, anche per una questione proprio di tempi tecnici. Ecco, diciamo che l'abbiamo ristrutturata nel 2007, sì, abbiamo terminato la ristrutturazione nel 2007, sono circa 5 anni, 5-6 anni, e siamo contenti, insomma. Perché voi comunque avete piantagioni di frutta, no? I vostri succhi di frutta, eccetera. Esatto, sì, abbiamo piantagioni di frutteto, soprattutto pesche e pere prevalentemente. Diciamo che il divertimento poi è quello delle camere, ecco, con la prima colazione, direi che. Quindi torte fatte in casa, succhi di frutta naturalmente super genuini, quante camere che hanno anche dei nomi particolari, no? Infatti abbiamo 6 camere, delle quali, vabbè, doppie, singole, triple. E poi per differirle un po', diciamo, dal motel, ecco, le abbiamo chiamate, le abbiamo numerate coi nomi di frutti, che sono poi frutti più o meno della nostra azienda. Per esempio la pera, la camera pera, la camera pesca, la camera ciliegia, la camera uva, eccetera. Tra l'altro qui siamo in un territorio anche molto molto interessante, perché siamo fra più vicino a Bologna, ma tante altre belle città, Modena, cittadine anche medievali, fanno da corona, da contorno a questo bellissimo agriturismo. Vogliamo raccontare anche questo vostro meraviglioso territorio, che tra l'altro è pieno anche di ottimi vini, c'è l'Ambrusco, c'è l'aceto balsamico e tante altre cose ancora. Infatti abbiamo delle acetaie su Spilamberto, che è un paese vicino a questa struttura. Acetaie, abbiamo dei prosciuttifici, non parliamo del parmigiano reggiano che è la chicca proprio della nostra zona. Perciò direi che poi, al di là del discorso agronomico, abbiamo la Lamborghini qui a due passi e la Ferrari a Maranello. Insomma, diciamo che abbiamo una cornice abbastanza completa. Ecco, poi cosa mi viene in mente? Insomma, c'è veramente tutto, c'è l'Emilia del gusto, quella godereccia, no? Il parmigiano, i grandi ristoranti, perché qui c'è l'osteria, c'è il buon ristorante, insomma si sta bene, si mangia bene ed è un posto in crocevia anche, perché il mare è vicino, insomma è, come dire, un incrocio di tutte le strade che portano all'Italia del Nord, all'Italia del Sud, insomma è un posto giusto dove soggiornare e dove venire anche di passaggio. Sì, infatti diciamo che questo è il crocevia, ma è proprio una posizione strategica, soprattutto anche per le fiere di Bologna. Non è da dimenticare, cominciando dalla fiera del Cosmo Prof, che è quella da noi prediletta, poi cioè, si continua con il Saie, anzi i due Saie, poi c'è la fiera della pelle, insomma ce ne sono. L'ultima a dicembre, il Motor Show, che comunque è legata ai motori ed è appassionante, insomma, proprio anche per un pubblico giovane e non solo, perché poi diciamo che per i motori sono appassionati un po' tutti, ecco, qui nella nostra zona. Un'ultima curiosità, il nome, perché Prati e Monti? Prati dei Monti sarebbe, come dire, una località, una zona agricola, non mi veniva la parola, una zona agricola qui vicino,
denominata così, Prati dei Monti, ecco da qui questo nome, cioè per riprendere un po', diciamo, la zona, per rimanere in tema, ecco, della situazione. Prati dei Monti, l'Emilia del gusto, c'è tutto, c'è anche la Ferrari, c'è anche la Lamborghini, ci sono le cose buone da mangiare, da bere, e questo è un punto di riferimento. Questo è l'agriturismo della porta. Perché? Perché dietro la porta ognuno può immaginare quello che più gradisce.